l'onorevole del PD Teresa Bellanova presenterà domani mattina presso la Commissione Lavoro alla Camera il testo della risoluzione sulla BAT, British American Tobacco, che da settembre ha manifestato la volontà di chiudere lo stabilimento leccese. Nonostante diversi incontri tra i vertici della BAT e rappresentanti istituzionali, l'ultimo si è avuto lo scorso 18 ottobre, il rischio per i lavoratori di trovarsi senza un lavoro è molto alto. In quell'occasione, ha lamentato la deputata, i parlamentari sono stati esclusi. Non è stato quindi possibile chiedere che venissero prese in considerazione tutte le probabili opportunità per impedire ai lavoratori di perdere il posto e per dare continuità produttiva allo stabilimento. L'onorevole in seguito ha mandato una lettera al prefetto, in data 4 novembre, nella quale ha chiesto la convocazione di un ulteriore tavolo di confronto, senza avere risposta però. Ed ora, nella risoluzione, l'onorevole chiede ancora una volta l'intervento del governo. Sì, un'avvertenza che lascia molti punti oscuri. Io ho presentato due interrogazioni parlamentari, domani presento una risoluzione nella Commissione Lavoro, per chiedere che il governo dia delle risposte credibili a questa avvertenza. Ho la sensazione che si stanno facendo molte sceneggiate, un po' di passerelle e non si sta affrontando il cuore del problema. Qui c'è uno stabilimento che produce redditività, che dà lavoro stabile a 500 persone. E la BAT, che a maggio ha dichiarato che lo stabilimento italiano era strategico in Europa, a settembre con altrettanta leggerezza ha dichiarato che deve cessare la produzione per andare in Romania, per andare in Germania, e qui vengono licenziate le persone. A queste persone gli offre anche un'opportunità, che è quella di andare a lavorare in aziende amiche della BAT, alcune delle quali a luglio hanno fatto riduzione di personale, e altri che dovrebbero attivare i call center nella nostra provincia. Ora, io credo che il lavoro ha sempre la sua dignità e un grande valore, ma non si può pensare di essere credibili quando a degli operai specializzati come quelli della BAT di Lecce gli si offre di andare a fare i telefonisti in un call center. Credo che su questo il governo a tutti i livelli, compresa la Regione Puglia, debbono saper opporre un netto no alla cessazione dell'attività nella nostra città ed eventualmente attivare un tavolo di confronto per verificare se ci sono altri imprenditori, a differenza della BAT, che sono disponibili a produrre sigarette nella nostra città e a dare lavoro alle persone che attualmente sono impegnate.